chiamano Gig Economy, ma non si tratta di un acronimo. Gig sta per lavoretto, una delle tante occupazioni precarie legate alle piattaforme e agli algoritmi. Si va dai progettisti di software ai ciclofattorini, passando per chi opera nel settore delle pulizie domestiche e della consegna di cibo a domicilio. La figura forse più conosciuta è quella del rider, raccontata dalle cronache per i tanti incidenti stradali e ora anche per gli scioperi. Ma quanti sono i gig workers? Inizialmente si era parlato di 250.000 persone, poi l'INPS ha proposto una cifra intorno alle 500.000 unità e ora la Fondazione De Benedetti parla di 700.000 addetti. Se i numeri sono ancora ballerini, è più netto il loro profilo contrattuale. Hanno rapporti aleatori con le società che li assumono. Più del 42% firma solo accordi informali che non prevedono diritti come ferie, malattia, assistenza e previdenza. Il 20% risulta catalogato tra i collaboratori occasionali e solo il 2,9% può dichiararsi un collaboratore coordinato e continuativo. Appena una parte molto minoritaria si inquadra nell'area del lavoro autonomo. Le partite IVA sono infatti il 4,9%. Tutte queste persone avranno mai una pensione? Si tratta di giovani e meno giovani. Il 26% di loro è nella fascia d'età 25-29 anni, ma circa il 30% è in quella tra i 50 e i 64. Ed è tutta gente che ha studiato o continua a studiare, visto che il 50% del totale ha un diploma di scuola secondaria e il 15% è iscritto all'università o ha già una laurea in tasca. Tutti hanno però un problema comune, quello della costruzione della pensione. Da una parte ci sono quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS con carriere discontinue e quindi con conseguente storia contributiva aggroviera, ovvero piena di buchi. Ma dall'altra ci sono i tantissimi che non hanno neppure un contratto a tempo e quindi non versano contributi e non raggiungeranno il minimo. Oppure, se lo sfioreranno, dovranno aspettare fino a 71 anni per smettere di lavorare.